Buonasera, benvenuti al telegiornale dell'Umbria. Momenti di paura vissuti nel pomeriggio di oggi sulla Valnerina, dove è stato effettuato un inseguimento da parte dei carabinieri nei confronti di un uomo di 70 anni che aveva creato una situazione di agitazione, di tensione all'interno di un locale nei pressi di Scheggino. Proprio nel comune di Scheggino sono arrivate le prime segnalazioni ai carabinieri che una volta sul posto hanno visto un veicolo partire a gran velocità verso Norcia. Quindi da lì è partito l'inseguimento dell'auto guidata dall'uomo di 70 anni che è stato fermato dopo essere stato inseguito per decine di chilometri sulla statale 685 Tre Valli. La squadra mobile della questura di Ancona, in collaborazione con l'Interpol su ordine di esecuzione della Procura Generale di Perugia, ha individuato in Germania un cittadino di nazionalità rumena di 41 anni colpevole di furto e danneggiamento. L'uomo adesso in attesa di estradizione verso l'Italia. Il 41enne era latitante dall'ottobre 2022, come rende noto la Procura Generale di Perugia. I fatti risalgono al 2014. L'uomo si è reso colpevole di una serie di azioni criminali e danni di una ditta di Ancona, impossessandosi di circa 300 kg di rame, danneggiando il capannone aziendale e il relativo impianto elettrico. Dovrà ora scontare una pena di un anno e due mesi di reclusione. E veniamo al grande evento di oggi, come ogni 15 maggio, la festa dei ceri a Gubbio, senza nessuna limitazione, in piena libertà, soprattutto in aderenza a quelle che sono le grandi tradizioni della città eugubina. Ci racconta tutto Alessio Romanelli. Tra poco il contributo da Gubbio con le emozioni della festa dei ceri, poi vi daremo gli aggiornamenti di questa sera in base agli ultimi dati relativi alle elezioni in più comuni dell'Umbria, partendo da Terni, passando per Umbertide, arrivando a Corciano, tra i comuni più popolosi interessati dalla tornata elettorale, dalle amministrative, con nuove notizie, nuovi aggiornamenti che arrivano soprattutto da Passignano sul Trasimeno, dove è stato confermato il sindaco Sandro Pasquali. Tra poco gli aggiornamenti, vediamo se è pronto il contributo intanto da Gubbio per rivivere insieme le emozioni della festa dei ceri. Andiamo allora avanti, poi più tardi andremo ancora con le immagini, soprattutto nel momento culminante dell'alzata dei ceri a Gubbio, affluenza in netto calo alle urne, a Terni il 44,10%, Umbertide del 58,43,6%, a Corciano dunque per le amministrative. Ricordiamo ancora una volta la conferma a Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Masselli e il candidato dell'Alternativa Popolare Bandecchi a Terni, mentre a Umbertide il sindaco uscente Carizia sta quasi sfiorando il 50% dei consensi, mentre a Corciano è in netto vantaggio il candidato del centro-sinistra Pierotti rispetto al candidato del centro-destra Padovano. Questi gli ultimi aggiornamenti dalla redazione. Allora, in attesa di collegarci con Gubbio, andiamo a fare un bilancio con Alessio Romanelli di questa scarsa affluenza alle urne di questo weekend in Umbria. Si potrà votare fino alle ore 15 di oggi, lunedì 15 maggio, nei 7 comuni dell'Umbria chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. La prima giornata di apertura dei seggi si è conclusa con un netto calo dell'affluenza, soprattutto a Terni, dove si sono recati alle urne il 44,10% degli aventi diritto, il 15,34% in meno rispetto alla precedente tornata, che però prevedeva una sola giornata di voto. Più alta la partecipazione nei 6 comuni della provincia di Perugia, che segna il 50,4%. A far registrare il più alto numero di elettori già recatisi ai seggi sono nell'ordine Monte Santa Maria Tiberina 60,51%, Umbertide 58,58% e Cannara 57,91%.
Seguono poi Passignano sul Trasimeno 48,98%, Trevi 47,91% e Corciano 43,6%. In tutta la provincia di Perugia l'affluenza media è stata quindi delle 50,40% contro il precedente dato delle 63,71%. Il dato complessivo dei 7 comuni è quindi, secondo il portale Eligendo del Ministero dell'Interno, delle 46,26% contro il 60,87% della precedente tornata elettorale, con quindi una differenza in negativo di 14,61 punti percentuali. È il grande giorno della festa dei ceri a Gubbio che, dopo le cancellazioni del 2020 e del 2021 e dopo le restrizioni del 2022 a causa del Covid, torna finalmente alla normalità per la gioia degli eugubini e di tutta l'Umbria. La mattinata è iniziata prestissimo con i tamburini che hanno svegliato la città prima delle 5, a partire dal cappellano della festa, Don Mirko Orsini. Poi la visita dei protagonisti ai ceraioli defunti, uno dei momenti più solenni. Alle 7:30 ha avuto luogo la messa alla chiesetta dei muratori, dove Don Mirko Orsini ha ribadito come la festa sia religiosa e laica, ma ricordate che non corriamo per noi, bensì per qualcun altro, non c'è corsa senza Sant'Ubaldo. La sfilata dei ceraioli per le vie del centro ha preceduto il momento clou della mattinata, che è stato ovviamente quello dell'alzata dei ceri in una piazza grande gremita, un momento spettacolare ed emozionante che la città non viveva dal 15 maggio 2019. I tre capodieci, in maniera impeccabile, hanno gettato la brocca e alzato i ceri. Dopo le tre classiche virate intorno al pennone, i tre ceri sono usciti dalla piazza per mostrarsi a tutta la città. Lo faranno per tutto il pomeriggio, poi alle 18 scatterà la folle corsa per le vie del centro, che si concluderà intorno alle 20 in cima al Monte Ingino, con l'arrivo dei tre ceri nella Basilica di Sant'Ubaldo. Dalle emozioni della festa dei ceri al trasporto pubblico locale, perché i sindacati Filt e Faisa annunciano un nuovo sciopero, quello in programma in Umbria per il 1° giugno. Tutto deriva dalla preoccupazione dei lavoratori per il silenzio, si spiega in una nota delle istituzioni, e anche stavolta l'adesione, fanno sapere i sindacati, sarà massiccia. Pronti alla sesta azione di sciopero i dipendenti del trasporto pubblico locale dell'Umbria. L'iniziativa è in programma per il 1° giugno. A darne notizie in un comunicato Filt CGL e Faisa CISL, che continuano a contrastare con nettezza, si spiega nel comunicato, il progetto di divisione in 4 lotti del trasporto pubblico locale portato avanti dalla giunta regionale, e in particolar modo si spiega dall'assessore trasporti Enrico Melasecche. Filt e Faisa parlano di effetti nefasti di queste scelte. Filt CGL e Faisa CISL tornano a chiedere alle istituzioni di uscire dal silenzio che è calato intorno all'operazione e che preoccupa fortemente i lavoratori. Un silenzio, scrivono i sindacati, su una partita da circa 60 milioni di euro che la politica vuole gestire in completa autonomia, senza il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro sindacati. La preoccupazione si concentra essenzialmente sullo spacchettamento del servizio, che possa generare la perdita di molti posti di lavoro, nuova precarietà e disservizi per l'utenza, soprattutto per le zone più isolate della regione dell'Umbria. Andiamo per un attimo a Città di Castello, dove i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incendio in un'abitazione in località Verna di Umbertide, quindi siamo ad Umbertide, nessun ferito per fortuna, sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco di guardia e i carabinieri locali. Queste sono le immagini degli interventi, per fortuna nessun ferito a seguito di questo incendio in un'abitazione privata a Verna di Umbertide, comunque vicino Città di Castello. Adesso andiamo a Terni con il prossimo servizio. Come in tante altre città italiane, si è svolto a Terni nel weekend l'Oral Cancer Day, l'evento di prevenzione delle patologie del cavo orale promosso dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
In occasione dell'Oral Cancer Day, a Terni si sono ritrovati numerosi volontari dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. In collaborazione con l'Associazione Misericordia si sono attivati negli spazi allestiti per l'occasione a Piazza San Francesco, proprio nella città ternana, per controllare il cavo orale dei cittadini e verificare la presenza di eventuali segni sospetti di tumore. Tutti controlli gratuiti, proprio perché lo screening rientra nell'evento nazionale nato nel 2007 per volere della Fondazione Associazione Nazionale Dentisti Italiani Onlus, in svolgimento per tutta la giornata di sabato in contemporanea su numerose piazze italiane, proprio con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del cittadino sull'importanza della prevenzione e dei check-up dentali per riconoscere e combattere questo tumore che purtroppo è uno tra i più sottovalutati, ma anche tra i più curabili se preso in tempo. Ogni anno si registrano oltre 9.000 nuovi casi, con un tasso di mortalità che è aumentato a causa dell'abbandono delle cure o la diminuzione dei controlli in studio. A Perugia andiamo adesso per parlare dell'iniziativa degli studenti del corso di etica della comunicazione del biennio del brand design territoriale, che hanno realizzato una mappatura sonora e audiovisiva del quartiere perugino di San Sisto. Elena Badarani. Dai racconti dei cittadini e dei gestori delle attività commerciali alla viabilità, dalla sfilata dei carri allegorici per carnevale ai rumori che accompagnano la vita quotidiana, il quartiere di San Sisto è stato portato in scena sul palco del Teatro Brecht di Perugia tra suoni, musica e videoinstallazioni. Si è concluso con una calorosa partecipazione di pubblico il laboratorio Am Mappa, a cura dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, realizzato dagli studenti del corso di etica della comunicazione del biennio di brand design territoriale, tenuto dal professor Moreno Barboni, che li ha coordinati. Un progetto che ha evidenziato la percezione della realtà e della memoria urbana dei cittadini e degli abitanti della zona, ma anche le esigenze espresse, come la ricerca di una nuova piazza inclusiva e sostenibile. Attraverso le interviste, gli studenti hanno restituito una fotografia attuale e futura del quartiere, sotto il profilo della vivibilità, ma anche delle interazioni sociali. Ad accompagnare la presentazione dell'anteprima del documentario, che sarà presentato in un progetto più ampio il prossimo anno, sono stati una videoinstallazione sulla forma urbana vista dal drone in verticale e i primi minuti del documentario creativo In lavorazione, l'intrattenimento musicale della banda Amici dell'Arte e una mappa acustica che rimanda ai paesaggi sonori dei luoghi indagati, ascoltabile già in rete. Presentata oggi a Perugia la festa della Santa Croce del quartiere di Santa Lucia, tanti gli eventi culturali e religiosi con celebrazioni religiose dal 20 al 21 maggio prossimi. Valentina Baldoni. Ritorna l'antica festa della Croce nel quartiere di Santa Lucia a Perugia, ripresa dalla tradizione del territorio che coniuga fede e socialità. Organizzata a cura della Proloco e sostenuta da un bando della Fondazione Perugia. Ci ha raccontato la storia Maria Patrizia Casciarri, responsabile del settore cultura della Proloco. Iniziata nel 1926, quando diciamo, il borgo di Santa Lucia era pressoché un borgo fatto da contadini, quindi da case coloniche sparse nel territorio. E era un territorio battuto da tempeste, non si sa perché, e da grandinate forti, per cui nel 1926, quando arrivò il nuovo parroco Don Adolfo Giannoni, i contadini stessi chiesero, implorarono anzi il parroco, di mettere una croce in cima a Monte Malbe, in una zona chiamata proprio Monte Pulito, diciamo per chiedere l'intercessione del Signore per salvaguardare i campi coltivati e anche le famiglie. La festa è in programma dal 20 al 21 maggio e sono previste celebrazioni religiose, attività ed eventi. Quali sono le attività in programma? Le attività in programma sono il pomeriggio del sabato, quindi ci sarà l'apertura dei mercatini, degli stand. Il momento clou del sabato sarà l'illuminazione, l'accensione di una chiesa sulle pendici del monte che guardano verso Santa Lucia. Abbiamo preparato una croce che sarà illuminata con dei LED, quindi a batterie senza problemi di sicurezza, e ci sarà la staffetta che percorrerà il vecchio tragitto fino ad arrivare alla cappellina.
mattina, da lì dare il via all'accensione della croce sul monte. Questo è il momento, diciamo, clou del sabato. E il punto invece, il momento saliente della domenica, sarà la mattina la processione che parte alle 7:15 dalla chiesa parrocchiale Maria Regina della Pace per arrivare alla cappellina e alle 9 celebrare la messa, e poi sulla via del ritorno, come una volta, ci aspetterà la banda, chiaramente, che ci accompagnerà fino alla chiesa. Serve a tenere uniti, credo, le due fasce d'età più lontane, che sono quelle degli anziani e quelle dei giovani, perché i giovani sono attirati anche da un po' dal passato, sono affascinati dal passato, e si può sfruttare anche un po' il senso di nostalgia che gli anziani percepiscono nei confronti dei tempi passati, riattualizzandolo. Quindi un ponte che lega anche due generazioni diverse, anche magari chi crede e chi non crede. Esatto, sì. Anche chi non crede può essere coinvolto, perché diventa un modo per mettere a frutto le proprie capacità e riunire appunto il tessuto sociale di cui parlavamo prima. E adesso la 55esima edizione della Corsa all'Anello di Narni, vinta dal terziere di Fraporta con 210 punti. Alessio Romanelli. Un campo degli giochi affollatissimo, nonostante le condizioni meteo poco rassicuranti che non hanno fermato cittadini e turisti, ha visto domenica 14 maggio un'intensa e avvincente gara equestre chiudere la 55esima edizione della corsa all'Anello di Narni. A vincere è stato il terziere di Fraporta con 210 punti, secondo il terziere di Santa Maria con 165 e terzo il terziere di Mezzule con 160. Nella prima tornata Ernesto Wilmi Santirosi di Mezzule su Deserto Proibito ha totalizzato 45 punti, Leonardo Picciucchi di Fraporta su Sou Encantada 60 e Marco Diafaldi di Santa Maria su Spirit of Fall 45. Nella seconda tornata Marco Bisogni di Santa Maria su Skybridge ha totalizzato 45 punti, Tommaso Finestra di Mezzule su Scoiattolina 75 e Jacopo Rossi di Fraporta su Don Medellin 75. Nella terza tornata, infine, Luca Paterni di Fraporta su Mazzini ha totalizzato 75 punti, Tommaso Suadori di Santa Maria su In the Woods 75 e Cristiano Litti di Mezzule su Air County 40. A vincere il titolo di miglior cavaliere di questa 55esima edizione è stato Luca Paterni di Fraporta, e a Narni è partita la festa rossoblù. Sarà visitabile fino al 3 luglio prossimo la mostra di Franco Venanti, inaugurata ieri a Deruta. Andiamo a sentire Elena Ballarani per i particolari. Dall'ordine all'entropia è la mostra personale del maestro Franco Venanti, che sarà visitabile all'antica Fornace Grazia Centro di Arte Contemporanea fino al prossimo 3 luglio, con una sezione al Museo Regionale della Ceramica di Deruta e della Pinacoteca Comunale. Non una semplice inaugurazione di una personale di grande livello, ma un vero e proprio tributo a un maestro d'arte che è stato capace di portare l'Umbria nel mondo. L'evento è promosso dal Comune di Deruta in collaborazione con la Casa degli Artisti di Perugia e a cura del critico d'arte Andrea Baffoni, con il patrocinio della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia, della Casa degli Artisti di Acli Arte e Spettacolo, il supporto di Sase e il sostegno di privati. Un'accurata selezione di 38 opere, fra dipinti a colori e in bianco e nero, che rappresentano la produzione più recente e che, grazie alla sua tecnica unica e straordinaria, alla sua forte creatività e immaginazione, toccano tanti e diversi temi, come la pandemia, ma anche disquisizioni sul potere, la personalità e l'entropia, con passaggi sulla storia dell'arte. Per introdurre la pagina dello sport, l'evento ormai che risiede nelle tradizioni di Perugia, degli sportivi perugini, Grifonissima, edizione 2023, che ha visto la partecipazione di 648 podisti appartenenti a 67 squadre diverse. Con Paola Costantini vediamo chi ha vinto l'edizione di quest'anno.
A vincere l'edizione 2023 della Grifonissima è stato l'atleta marocchino della società TX Fitness Kadil Mokané, seguito da Thomas Sorci dell'Atletica Winner Foligno e da Giulio Angeloni di I Love Run Athletic Terni. Tra le donne, terza vittoria consecutiva per Silvia Tamburi dell'Atletica Avis Perugia, che ha preceduto le gemelle Ribigini con Laura che ha avuto la meglio su Elena per soli 4 secondi. La 42esima edizione della storica corsa podistica perugina organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta ha visto la partecipazione di ben 648 podisti appartenenti a 67 squadre diverse che hanno preso parte alla gara competitiva, mentre la passeggiata non competitiva di 3 km ha registrato la presenza di 690 iscritti appartenenti a 16 istituti scolastici perugini, ai quali si sono aggiunte 729 iscrizioni individuali per un totale di 1.409 adesioni. La classifica speciale riservata ai giornalisti sportivi iscritti all'Ussi ha visto primeggiare Flavio Mastropietro, seguito da Daniele Spina e Domenico Cantarini. Per la Grifonissima a quattro zampe la vittoria è andata a Kira. Soddisfattissimo, è proprio una condizione di soddisfazione che mi fa piacere di condividere con tutti coloro che tramite la condizione di comunicazione senz'altro ascoltano queste mie parole. Questo condividere una gioia credo che sia, no, un aspetto fondamentale da poter trasmettere con una giornata come questa. Perché effettivamente io credo che oggi c'è da parte mia sinceramente, realmente, da ringraziare ed esprimere una forte gioia. E adesso la pagina sportiva dal calcio al volley, a domani con il telegiornale. Perugia al lavoro in vista della sfida di venerdì alle 20.30 al Curi contro il Benevento. Ultima chiamata dell'anno, anche la vittoria potrebbe non bastare ai grifoni che dovranno sperare anche nella sconfitta del Brescia contro il Palermo. Rosi e Furlan, che hanno saltato la trasferta di Venezia, restano in dubbio per la sfida di venerdì. Il difensore e il portiere sono infatti alle prese con problemi fisici che compromettono il rientro immediato. Salterà sicuramente la sfida di venerdì Struna, uscito dal campo per un problema muscolare a Venezia che lo costringerà a un lungo stop. Niente da fare poi per Casasola, che verrà fermato dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato nel finale di gara al Penso. Castori potrà invece contare su Olivieri, che ha scontato il turno di squalifica e torna dunque a disposizione. A Tornana continua a preparare l'ultima gara della stagione in programma venerdì alle 20.30 a Liberati contro il Frosinone, fere virtualmente salve, ma per avere la certezza matematica della permanenza in B contro i ciociari, neopromossi nella massima serie e certi del primo posto, dovranno evitare di subire una vera e propria goleada, vista la classifica avulsa con il Cosenza, provando, come è scontato che sia, a ottenere un risultato positivo e dunque a fare gol. In questo senso i rossoverdi si aggrappano alle forti motivazioni di Andrea Favilli, che trasformando a come il rigore del momentaneo vantaggio sui lariani ha raggiunto quota 8 in classifica marcatori, eguagliando il proprio record personale che risale alla stagione nell'Ascoli in B 2016-2017. Favilla ha la possibilità di battere se stesso e chiudere con soddisfazione un campionato comunque soddisfacente a livello individuale, soprattutto considerando i problemi avuti a causa degli infortuni. Favilli, che peraltro è tenuto sotto osservazione dal Genoa, che l'ha ceduto in prestito alla Ternana, ma a fine stagione deciderà il suo destino. In ogni caso, come annunciato più volte dal presidente Stefano Bandecchi, a fine mese ci sarà un'autentica rivoluzione in casa rossoverde che dovrebbe coinvolgere tutte le componenti interne al club. Ai box, Mantovani infortunato, mentre Cassata, che è stato inserito nella lista di convocati per la trasferta a Como, ma non ha marcato presenza neanche in panchina, ha svolto differenziato. Giorno di riposo oggi per le fere, che torneranno ad allenarsi domani alle 16, sempre al Taddei, a porte chiuse. Abbiamo fatto la partita in base ai giocatori che avevamo a disposizione. Non ci siamo inventati niente. Durante l'anno abbiamo giocato tante volte con la difesa a 4, l'abbiamo riproposta oggi. Secondo me non meritavamo di perdere assolutamente. Abbiamo creato molte occasioni,
abbiamo sempre fatto girare la palla, siamo sempre stati bravi a sovrapporci. Cespina ha fatto una partita dell'anno. Io penso che giustamente, come vi ho detto l'altra partita, che non avevamo fatto bene, oggi vi dico che la squadra ha fatto una grande partita e non meritava di uscire. Tutto qui. Mister, la sensazione che Spina si sia caricato la responsabilità di essere adesso comunque un giocatore che può cambiare la marcia, ce l'ha avuta sta sensazione? Lei spesso l'ha spronato, ha detto deve crederci di più nelle sue mezze. Spina è questo, cioè quando sta bene è questo, l'ha già dimostrato nel girone d'andata, le nostre fortune sono state anche quando giocava Spina, Vasquez, Bakoku, Arena, non è che non si giocava per pareggiare le partite, non si andava da tutte le parti per giocarsi le partite. Poi a volte succedeva, a volte si rebuscava, non è quello il problema, però la mentalità. Noi secondo me, dopo abbiamo fatto un bel lavoro quest'anno, è stata sulla mentalità dei ragazzi, sulla voglia di andare a prendere gli altri, sulla voglia di aggredire, sulla voglia di correre negli spazi. Questo però il merito è tutto dei ragazzi, perché anche oggi non hanno mollato un centimetro. Sono sempre stati propositivi, io non so quanti palloni abbiamo messo dal fondo sia nel primo che nel secondo tempo. Delusione in casa Trestina, la formazione di Francesco Farsi retrocede infatti in eccellenza a distanza di 8 anni dall'ultima volta, tutto frutto della sconfitta in casa dei mobilieri Ponsà con 1-0 maturato all'88esimo su un calcio di rigore trasformato da Mencagli. Non che l'impresa fosse semplice, perché il Trestina era costretto a vincere in virtù del peggior piazzamento in classifica al termine della regular season. Trestina che ha avuto 3 occasioni, ma alla fine il calcio di rigore ha regalato la salvezza ai toscani. Trestina che adesso presenterà comunque domanda di ripescaggio. La retrocessione dei bianconeri comporta anche la mancata salvezza della Nestor, ora costretta a giocarsi la permanenza in eccellenza domenica prossima nello spareggio in casa del Castiglione del Lago. 2 risultati su 3 per i lacustri in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Retrocede invece in promozione il Ventinella, battuto 3-0 nello spareggio del Checcarini proprio dalla Nestor, che adesso si prepara alla sfida salvezza di domenica prossima. Leon spinge forte. È la Vero Volley Monza ad accaparrarsi il biglietto per l'Europa. Nella finale dei Playoff Challenge, i Brianzoli espugnano in rimonta al tiebreak il Pala Barton, superando i padroni di casa della Sir Perugia e conquistando un posto nella prossima Challenge Cup. Match dalle tante facce quello di ieri sera. Perugia non sfrutta la ghiotta occasione per chiudere la partita avanti di 2-7-1 e nel quarto set 23-20. Nel quinto decisivo parziale il nervosismo la fa da padrone. C'è stato anche un cartellino rosso per Massimo Colaci, con gli ospiti che sono stati bravi invece a mantenere maggiore lucidità fino al punto conclusivo di Beretta. I numeri del match indicano nel servizio il fondamentale decisivo per l'esito finale. Monza letale dai 9 metri con 14 ace e tanti turni che mettono in crisi il dispositivo di ricezione avversario. Nelle file di Perugia il migliore è Riclischi con 22 palloni vincenti e il 61% in attacco. Doppia cifra anche per Leon, 12 punti e 2 ace, e Kamil Semeniuk, 13 punti con 3 muri. Si chiude dunque con grande rammarico la stagione per i Black Devils, che nel prossimo anno non saranno in lizza in alcuna competizione europea. Ultima panchina alla guida dei ragazzi del presidente Sirci per coach Andrea Anastasi, che lascia la Sir dopo una sola stagione. Siamo mancati dal punto di vista della personalità, dal punto di vista del gruppo, diciamo. Purtroppo sai, quest'ultima parte della stagione ci ha lasciato molti strascichi negativi, troppe polemiche, troppe cose che non funzionavano, e alla fine insomma questa mancanza di capacità di saper lottare insieme ci ha punito. Adesso oggi sono molto dispiaciuto perché era da chiudere, erano 23-20, bastava veramente poco, siamo andati in crisi con la battuta flop, quindi c'è qualcosa che realmente non è positiva da questo punto di vista della nostra squadra. Mi spiace.
Una stagione difficile che trova però un finale dolce. La 3M Pallavolo Perugia centra la quinta vittoria in pool salvezza battendo al Palapellini per 3-1 il Club Italia nell'ultima gara stagionale. Con questi tre punti le biancorosse hanno condannato all'ultimo posto proprio le azzurrine, scavalcandole, chiudendo così a quota 24. Grazie alla contemporanea sconfitta di Marsala con Albese, le ragazze di Marangi riescono anche a posizionarsi terz'ultime in graduatoria. In termini di campionato non significa molto, la certezza della retrocessione in B1 è arrivata già nel match di andata col Club Italia, ma significa tanto per le atlete perugine brave a non mollare mai e a rialzare la testa in questo finale con orgoglio e coraggio. Capitan Pero e compagni hanno onorato alla grande un torneo che le ha viste martoriate dalla sfortuna. L'infortunio al ginocchio di Dalla Rosa nella seconda giornata di regular season e quello di Traballi nel precampionato hanno fortemente limitato le potenzialità di un roster con tante atlete alla prima esperienza nella seconda categoria nazionale e che hanno fisiologicamente avuto bisogno di un periodo di adattamento. Da evidenziare il lavoro di coach Marangi e del suo vice Severini, che insieme al resto dello staff tecnico sono stati bravi a tenere le ragazze sempre sul pezzo, anche quando lo scoramento sembrava poter prendere il sopravvento. E siamo contente comunque perché chiudiamo appunto con il sorriso dopo una bella scia positiva nelle ultime settimane. Ce la meritavamo perché è stato un anno duro, intenso, difficile. Tutto l'anno che ce la meritavamo, un po' di sorriso, un po' di soddisfazione in campo. E quindi niente, posso dire solo complimenti comunque a tutti, da tutto il gruppo, dalla società, le ragazze, lo staff, perché ci abbiamo sempre creduto in realtà, non abbiamo mai mollato nonostante le tantissime difficoltà, quindi ci meritiamo questo momento col sorriso.